Allora, siamo sul piazzale dell'Ospedale del Mare, alle spalle c'è con noi l'ingegner Ciro Cordoliva, direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro. Alle spalle stanno allestendo questi posti di rianimazione. Ecco, ingegnere, cosa ci può dire? Sono strutture modulari che stiamo montando e la concretizzazione del piano di attuazione del Presidente De Luca di ulteriori posti di terapia intensiva, 120 posti, 72 a Napoli all'Ospedale del Mare, 24 a Salerno, 24 a Caserta. Risposta concreta all'emergenza, ad un eventuale scenario dove veramente è una guerra, uno tsunami e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Ecco perché la scelta di realizzare più posti di terapia intensiva, ecco perché la scelta di realizzarli in soli 20 giorni e, come vedete alle mie spalle, sono strutture che arrivano già finite e quindi il montaggio, l'assemblaggio ci permette di ridurre all'osso i tempi, perché noi di tempo non ne abbiamo, dobbiamo rispondere bene e dobbiamo prepararci quanto prima possibile. Allora, questa è stata una scelta ponderata di non utilizzare strutture già esistenti, ma di farlo in questo modo. È stata la squadra che il Presidente De Luca ha voluto, l'unità di crisi, che ha analizzato scelta per scelta, e quella delle strutture modulari a quella squadra è sembrata la migliore soluzione. Di quella squadra ne ho fatto parte, sono convinto che questa è la migliore soluzione. Si parla di riqualificare, di ristrutturare edifici antichi, edifici vecchi, pericolanti, abbandonati da decenni, mi dispiace doverlo dire, ma non sa di cosa parla. Direttore, per la gestione del personale, ecco, che personale verrà utilizzato qui? Per quanto riguarda il personale, come operatori sociosanitari, come infermieri, abbiamo già chiuso il cerchio, abbiamo ancora qualche numero da mettere a posto sugli anestesisti, ma siamo comunque, abbiamo ancora una settimana di tempo avanti e stiamo lavorando per chiudere, per formare la squadra che sarà in campo a servizio dei pazienti, speriamo mai, affetti da Covid-19. Si può fare si può dire più o meno quanto è stata la spesa? La spesa per questo modulo è pubblicata sul sito di Serenda, è una spesa trasparente, il lavoro viene circa 7 milioni di euro. Chiavi in mano, quindi completo delle attrezzature per la terapia intensiva, ad esempio i ventilatori, 72 ventilatori e tutto quello che è necessario per dare supporto al paziente sotto il profilo elettrobiomedicale. Quando sarà finita l'emergenza, ecco, queste strutture, che cosa si farà con queste strutture? Questi non sono ospedali da campo, queste sono strutture vere e proprie con attese di vita a 15-20 anni. Adesso affrontiamo il Covid, vinciamo la guerra e poi la programmazione la rimandiamo magari al giorno stesso che abbiamo vinto, ma in questo momento la nostra concentrazione è sconfiggere il Covid-19. Buon lavoro, vogliamo ringraziare tutti i suoi operatori che con lei 24 ore su 24 stanno lavorando. Dobbiamo ringraziare tutti, da chi è al fianco dei pazienti, da chi ha costruito queste strutture, da chi oggi le sta montando, da chi poi le utilizzerà e da tutti coloro che stanno lavorando per affrontare questo tsunami infettivologico.